Ciao a tutti e ben ritrovati in Venimecum, dove andremo a rispondere ai commenti che mi sono stati lasciati riguardo al mammut e al suo coinvolgimento con questa misteriosa terra cava. E lo faremo cominciando con rispondere alla domanda di Ciro99, che dice: allora, se il mammut provenisse dalla terra cava e sia riuscito a salire in superficie, come sia possibile che, nonostante la tecnologia e i macchinari di cui disponiamo oggigiorno, noi invece non siamo riusciti a scoprire ed esplorare questo mondo sotterraneo? Se il mammut sia salito in superficie, presumo che non disti tanti chilometri da noi, per cui l'uomo avrebbe dovuto accorgersi di qualcosa. Allora, mio caro Ciro, tu stai presupponendo una cosa giusta, ti stai ponendo la domanda sbagliata e di conseguenza stai giungendo alle conclusioni errate. E ti spiego perché, anzi lo faccio ponendoti una semplice domanda, e cioè, tu personalmente quante persone conosci che hanno utilizzato o stiano utilizzando queste tecnologie e questi macchinari alla ricerca di un luogo che si ritiene innanzitutto inesistente e un animale che si ritiene estinto da 10.000 anni? Ora, se riesci a trovare una risposta a questa mia domanda, vedi che riuscirai a trovare anche una risposta alla domanda che mi hai posto. Andiamo avanti rispondendo al commento di Alex Vitalini, che è un po' più articolato. Allora, Alex dice: quindi, secondo te, i mammut sarebbero ancora vivi e vegeti, nascosti da qualche parte in Siberia? Oppure gli ultimi esemplari sono morti un centinaio di anni fa? Comunque, non capisco com'è possibile che esista un posto dove i mammut prosperano, ma l'uomo non conosce, calcolando che con la tecnologia odierna si può vedere ogni posto delle terre emerse. Sembra molto strano che esista un posto del genere, sinceramente. O poi la zona in questione dovrebbe essere vicina al ritrovamento della carcassa, eppure non è stato trovato niente. Secondo te è un posto così inaccessibile che non è ancora stato trovato, oppure potrebbe anche essere che l'entrata, e quindi anche l'uscita, è stata bloccata, magari da qualche frana, visto che tu affermi che dovrebbe trattarsi di una caverna. Questo spiegherebbe perché non ci sono più avvistamenti. Mi piacerebbe un altro video in cui spieghi questa cosa. Allora, questa cosa è, diciamo, un po' più complicata di quanto si possa pensare, e ti spiego perché. Allora, noi abbiamo il ritrovamento di questo mammut congelato in Siberia nel 1902, i cui dati ci forniscono la possibilità che in Siberia si trovi un luogo con un clima temperato, e questo luogo dovrebbe trovarsi in superficie. Perché? Perché, stando alle testimonianze dell'ammiraglio Byrd, un luogo simile si troverebbe anche al Polo Sud, dato che 40 anni dopo vide un mammut vivo e vegeto che camminava liberamente in una zona imprecisata del Polo Sud. Ora, considerando che allo stato attuale noi sappiamo che gli elefanti si, diciamo, raggruppano in due categorie, ovvero quella originaria dell'Africa e quella originaria dell'Asia, allora possiamo supporre che anche per quanto riguarda il mammut esista una razza originaria del Polo Sud e una razza originaria della Siberia. Però, dato che in Siberia si riteneva già all'epoca che il mammut fosse scomparso, cioè fosse estinto da 10.000 anni, e considerando che almeno al momento attuale questa terra non è stata ancora scoperta, possiamo presumere che magari questo luogo si trovi, diciamo, sottoterra. Però, quando noi iniziamo ad ipotizzare che questa terra si possa trovare nel sottosuolo, dobbiamo anche prendere in considerazione altre due possibilità, e cioè che in Siberia ci sia un luogo sotterraneo
circoscritto ma abbastanza vasto da far sopravvivere un, diciamo, un gruppo di mammut, oppure è possibile che, sempre dalla Siberia, si possa giungere in un luogo talmente vasto che collega la Siberia al Polo Sud. In questo caso, vedendola sotto quest'ottica, potremmo anche ipotizzare che il mammut sia di origine della terra cava e che poi nel corso del tempo, spostandosi qualcuno in una direzione, qualcuno in un'altra direzione, sono piano piano risaliti in superficie, sbucando una volta in Siberia e una volta al Polo Sud. Il problema è che però non abbiamo conferme di questo, sono solamente delle ipotesi, perché noi non sappiamo nulla della terra cava, di come sia strutturata e di molte altre cose, perché infatti è possibile pure che il mammut della Siberia si trovava in un luogo temperato in superficie e che poi per una selezione naturale si è estinto. Però dovrebbe esserci comunque questo luogo. Poi è capace pure che questo luogo, man mano, con il corso del tempo, è andato, diciamo così, in malora e quindi adesso non c'è più. Però, come dico, le possibilità sono tante, ma le verità sono pochissime. Bene, detto questo, non mi rimane come sempre che ringraziarvi per l'attenzione e vi do appuntamento nel prossimo Venimecum, dove andremo a parlare di un nuovo argomento. Quindi grazie ancora e vi aspetto nel prossimo video.